Lo sapevi che queste leggende della chitarra suonano in maniera sbagliata? Zakk Wylde, quando accelera, muove tutto l'avambraccio. Facendo così in genere si perde precisione e soprattutto ci si stanca subito. Evidentemente non vale per i vichinghi. Marty Friedman deve avere origini italiane perché suona così. Ho la tendinite solo a provarci. Eric Gales è mancino e suona con la chitarra ribaltata, ma non ribalta anche le corde, quindi ha quelle più sottili sopra e quelle grosse sotto. Follia. James Hetfield, il maestro assoluto della plettrata verso il basso, ma tiene il plettro con tre dita invece che due, che è una cosa stranissima e che non si insegna mai a nessuno. Ma quindi tu?